Cari fratelli e sorelle, con questo breve messaggio vorrei presentarvi una realtà importante per la missione della Chiesa, ma poco conosciuta: le pontificie opere missionarie. Fin dai primi tempi, il sostegno reciproco tra le chiese locali impegnate ad annunciare e testimoniare il Vangelo è stato un segno della Chiesa universale. Infatti, la missione, animata dallo Spirito del Signore risorto, allarga gli spazi della fede e della carità fino agli estremi confini della terra. Nel secolo XIX, l'annunzio di Cristo ricevette un nuovo impulso nella fondazione delle opere missionarie, con lo scopo specifico di pregare e agire concretamente per sostenere l'evangelizzazione nei nuovi territori. Queste opere furono riconosciute come pontificie dal Papa Pio XI, che in questo modo voleva sottolineare come la missione della Chiesa verso tutti i popoli stia molto a cuore dal successore di Pietro. E così ancora. Le pontificie opere missionarie continuano oggi questo importante servizio iniziato quasi 200 anni fa. Sono presenti in 120 paesi, con direttori nazionali coordinati dal segretariato internazionale presso la Santa Sede. Perché le pontificie opere missionarie sono importanti? Sono importanti anzitutto perché dobbiamo pregare per i missionari e le missionarie, per l'azione evangelizzatrice della Chiesa. La preghiera è la prima opera missionaria, la prima che ogni cristiano può e deve fare, ed è anche quella più efficace, seppure questo non si possa misurare. Infatti, il principale agente dell'evangelizzazione è lo Spirito Santo, e noi siamo chiamati a collaborare con Lui. Inoltre, queste opere garantiscono, a nome del Papa, un'equa distribuzione degli aiuti, così che tutte le chiese nel mondo abbiano un minimo di assistenza per l'evangelizzazione, per i sacramenti, per i propri sacerdoti, i seminari, per il lavoro pastorale, per i catechisti. Sostegno ai missionari che evangelizzano e sostegno soprattutto con la preghiera, perché lo Spirito Santo sia presente, è Lui che va avanti con l'evangelizzazione. Perciò incoraggio tutti a collaborare nel nostro comune compito di annunciare il Vangelo e di sostenere le giovani chiese attraverso il lavoro di queste opere missionarie. Così facendo, in ogni popolo, la Chiesa continua ad aprirsi a tutti e a proclamare con gioia la buona notizia di Gesù Cristo, Salvatore del mondo. Grazie a tutti, di cuore.